Il referendum, lo sapete, ci dice gli italiani, mi viene in mente ora, questa legge qui, lo sapete chi l'ha scritta, sta legge che noi votiamo ora, no? Che dobbiamo rifare? La fece il ministro delle riforme, non mi ricordo quello della Lega, non mi viene mai il nome, quello di Bergamo, Calderoli, grazie, Roberto, si scherza, a un certo punto Calderoli scrisse questa legge, non so se voi volete, questa qui che ora ci ha da fare tutto sto casino, referendum non va bene, hanno fatto una... E infatti quando Calderoli scrisse la legge, scritta da lui, andò al TG1 e gli dissero, signor Calderoli, il ministro dice, com'è questa legge che lei ha scritto? E lui rispose pari pari, una porcata. Ora dicono, perché madonnina bella? Quando succede una cosa così, non appare due vestiti di bianco con una rete dietro e ta, lo pigliano, erano mesi che lo cercava, invece è libero, è una porca, aspetta, no, Roberto, si scherza, Roberto, lo sai quanto ti voglio bene, Calderoli però, è quello lì, non so se lo ricordate, con tutto il rispetto per la Lega, gente che viene dal popolo lavoratore, ma Calderoli, cioè, a volte non è che mi fanno paura le idee, ma la faccia di chi le esprime può far paura a volte, allora, no, Calderoli, per carità, era Calderoli, è quello che andò in televisione al TG1 con la maglietta delle barzellette di Allah, manca poco scoppa la guerra con la Libia, e giù risate, quello lì che chiama gli immigrati bingo bongo, quello che ha portato il maiale per non far costruire le chiese, quello, so, Calderoli, volevo dire, e l'hanno fatto vicepresidente del Senato, ora dico, ma ci sarà un motivo, no? Io dico, secondo me, ci ho riflettuto su questa cosa, come mai, secondo me lo fanno per una cosa filantropica, umanitaria, cioè quelle mamme... per aiutare quei bambini che hanno problemi di crescita, poverini, che no, sono sicuro. Allora, questi bambini che dicono, mamma, io non ce la farò mai a superare le sfide della vita, io sono indietro, non ce la faccio, non ci arrivo. Allora, mamma, amore mio, guarda, accende il telegiornale, vedi quello lì, amore, è il Senato, e quello lì è vicepresidente, amore, hai capito? Allora il bambino si tira su, si scherza, Roberto, si scherza, no, non vorrei, no, perché Calderoli, a parte, tra l'altro mi è venuto, e la faccia, fa impressione veramente a volte quando si presenta con la faccia, era anche lì quando ho fatto il raduno di Cemonio, con la Lega e Berlusconi, lui Calderoli stava con calzoni corti, tra l'altro c'era una palla di fuori, non se ne è neanche accorto, mettiti la palla, almeno la palla dentro, ma Roberto, ma te lo devo dire, si scherza Roberto, no, veramente gli voglio bene, anche lui c'ha tre luoghi comuni, no, non c'ha i baffi, non c'ha la barca, non è intelligente, comunque, Roberto si scherza, pietà! Dall'altro ho risolto con la visione di Calderoli in televisione mentre diceva una porcata, la sua faccia così, ho risolto uno degli enigmi cinematografici più grandi, non so se vi ricordate quel capolavoro del cinema, Blade Runner, no, Ridley Scott, bellissimo, c'è una frase memorabile che è rimasta nella memoria di tutti, no? Misteriosa, segreta. A un certo punto quello lì con capelli bianchi, non mi ricordo il nome dell'attore, è Harrison Ford, questo viene da un altro pianeta, dai confini della galassia, con una faccia spaventosa, uno che ha visto delle cose proprio deturpata dall'orrore, e dice a Harrison Ford, ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare. Aveva visto Calderoli. Io ho detto, guarda chi cavolo aveva. Dopo 30 anni ho capito. Roberto, si scherza, allora, che poi anche quell'altro, aspetta, quell'altro di Forza Italia c'ha una faccia insieme, come se quello lì che sta sempre con Berlusconi, quello con pochi capelli sembra un pretone, Bondi, Sandro Bondi, si scherza, c'ha anche lui, c'ha questa faccia, sembra tutto unto, un lumacone, tutto, no, davvero quando parlo lo toccherei neanche con la canna da pesca, no, tutto, fa impressione Bondi, no, è un bell'uomo, magari è più simpatico. Tutto lì quando parla, un pretone, Don Abbondi sembra, questo pretone tutto a falso, come il bilancio di un'azienda di Berlusconi, quando lo fa, tutto quello, pensa che lo vederli insieme, una volta l'ho visto insieme veramente, a Bruno Vespa, c'era Vespa, lui c'è sempre, vabbè, Vespa, poi c'era Vespa, Bondi, Calderoli, e poi c'era l'avvocato Taormina, Previti e Giuliano Ferrara, oh, credevo fosse una puntata di Star Trek, ve lo giuro, ho detto, ma potrebbe mettere il bollino rosso, ho detto, il bollino per i bambini, dico mica, per i bambini, io dico, vabbè, che si diceva, allora, Berlusconi, a un certo punto Berlusconi dice, ah no, mi dimenticavo, accaddero, eccoci al sesso, a tutta la cosa della lussuria, come è fatta l'Italia, tutte quelle cose impressionanti
Vi ricordate gli scandalopoli, tutte le intercettazioni? Prima il calcio, e il calciopoli, tutte, poi i furbetti del quartierino, poi quelli Tanzi, la Parmalat, la Banca d'Italia, quello lì, non mi ricordo neanche i nomi, poi Vallettopoli 1, quelli che prendevano le donne per fare le vallette alla RAI, ma non sapevano fa niente, se le passavano, le intercettazioni. Ma io quando ho letto le intercettazioni non credevo ai miei occhi, ma i due carabinieri che le scrivono, ma ci vuole lo psichiatra. Il linguaggio, poi noi ce le dimentichiamo. Tra quelle del calcio, vi ricordate? Oh, senti, digli all'arbitro, mi faccia vincere la partita, se no gli chiudo la moglie in camera, spogliatoio, fa trombata a tutta la squadra, capito? Sì, te ti regalo un Rolex, saluta mia troia, la tua mamma, te la puttana, tua sorella, ciao, ciao. Impressionante, proprio così, eh? E poi sanno che possono essere intercettati, pensate quando sono liberi che dicono questi, eh? Quelle quelli che pigliavano le azioni e lasciavano i poveri azionisti coi debiti e portavano i crediti nelle isole a Santo Domingo, quelle sì, oh, piglia i soldi delle azioni, se ne andiamo a Santo Domingo, se scopavamo tutte i santodominghesi, e gli azionisti, che mi frega l'azionista, vada alla piazza, e tra che mi frega, oh, porta il Viagra, porta la cocaina, porta tu cucino, me te faccio pure lui, mortacci tua, e quelle di Vallettopoli le più impressionanti di tutti. Qui c'è due che vogliono fare la RAI, ma sanno fare caso che li famo fare, ma so buone, ammazza tu forche, tu fregni, allora sei scopato, ammazza come sei scopato, ma sanno fare niente, e che te frega, tu te scopi la forca, io mi scopo la fregna, che te frega, e che gli famo fare, e che gli famo fare, e gli facciamo fare, e gli famo fare la cosa che mi frega a me di che fanno questi due, no, non finiva mica là, che poi le mettono a fare... Tutte scoppia solca, mi scopre la fregna, e poi che gli famo fare? Gli famo fare un reality, e che reality? E che ne so, un, due, tre solca l'isola della fregna, e cazzo mi frega. Ora dico, ma io naturalmente, ora io, scusate, io ora stasera, essendo anche in diretta, c'è un pubblico di un certo, io ho tolto le parti volgari. Se ve le faccio originali, mi vergognerei, le giuro, sì, gente, mi sono vergognato, ho levato la parte scabrosa, vi giuro, è rimasto addirittura sconcertato Storace, leggendo, quando Storace ha letto queste interviste ha detto, ammazza, ma come cazzo parla, non gli ha parlato nessuna educazione a sti froci portarci su, così è rimasto impressionato pure lui, una cosa impressionante, pure Storace, ma io dico, guarda,